Bene, riprendiamo qui da questa cascina, da questa fattoria sui colli vicino a Camerino, nelle Marche, con Ettore Orsomando, che è stato con noi già 3 anni fa. Umbro trapiantato qua. Sì, naturalizzato nelle Marche. Di qua e di là, da questi monti, ci sono le stesse tradizioni, gli stessi miti. Sì, insomma, è abbastanza il paesaggio umbro. E anche gli stessi, anche gli stessi maiali. Questi finiscono a Norcia, questi, poi. Sì, questi, la destinazione, insomma, la destinazione quella, è prosciutto. È prosciutto, sì, guardate qua, salcicce. Che meraviglia. Ma volevamo parlare, sì, volevamo parlare con lei, Orsomando, sì, di queste, di questa agricoltura, di queste, sì, fattorie, sì, sì, che in fondo sono così da tanti anni, sì, o trova che cambi qualcosa di sostanziale nella vita agricola di queste parti? Sì, no, qui in particolare nel camerinese la campagna, quindi il paesaggio agrario, è rimasto più o meno quello di 30-40 anni fa. Cioè, tutti i campi, insomma, si vedono che sono tutti delimitati da siepi, da querce camporili, quindi, insomma, e poi sono anche dei piccoli appezzamenti, quindi no, non sono delle grosse superfici. Però è chiaro che con il trattore qua anche il modello di agricoltura, insomma, si il trattore, ecco, anche trattore, bello. Certo, anche bello, è comodo, insomma, però ha modificato. Però qui rispetto per esempio alla campagna umbra, il paesaggio è rimasto più o meno quello dei 40-50 anni fa. Ecco, un paesaggio che è rimasto, sì, più o meno lo stesso da quando queste grandi e bianche, sì, vacche. Vacche marchigiane, è vero, come si chiama? Le Janine. Una chianina marchigiana, sì, leggermente più piccola della chianina. Come si chiama lei? Io Pazzalieri. Ecco, allora lei ce l'ha ancora? Eccole qua. Una volta servivano per lavorare. Sì. Adesso servono solo da carne. Da carne, ma l'ha domata qualcuna? No, manco una adesso. Neanche una viene più. Neanche. Va bene, va bene. Allora, abbiamo detto una campagna, sì, con le sue tradizioni, i, sì, suoi riti, sì, le sue, sì, produzioni, sì, che è rimasta più o meno, sì, più o meno la stessa. Sì. Però adesso che cosa sta succedendo? Cioè, il futuro come lo vede? Insomma, non è tanto se l'agricoltura non viene organizzata in una maniera diversa, insomma, anche per queste zone, insomma, non è che il futuro sia tanto roseo, insomma. Ecco, quello che andrebbe trovato, mi sembra, sia la qualità, certo, del prodotto. La qualità del prodotto, da, certo, queste parti potrebbe funzionare bene, appunto, sì, come le marchigiane, sì, per la carne, sì, così, sì, i prodotti. Il formaggio con le pecore, insomma, quindi sono. Le oche, le oche, insomma, sì, 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 abbiamo delle possibilità, sì, ancora di mantenere. Ci sono delle grosse potenzialità. Delle grosse, e poi, come dire, è indispensabile, sì, perché nel momento in cui chiudiamo la parte produttiva, chiudiamo anche con un paesaggio che è così da, cioè, secoli. È veramente questo, questo è un paesaggio bellissimo, paesaggio. È molto armonioso, c'è, cioè, molto legame tra la natura e l'agricoltura. No? Qui veramente, insomma, è un gioiello. È un gioiello, come un gioiello è il paesaggio agricolo prodotto da secoli di lavoro dell'uomo in tante parti del nostro, a volte troppo afflitto, paese. Eccoci qua, concludiamo da questa cascina sulle colline vicino a Camerino la nostra puntata di Orizzonti. L'appuntamento anche con Orsomando è tra poco più di 1 ora e mezzo. Saremo qui intorno, partiremo da un castello bellissimo qua, vedremo le pasquelle, che sono questi canti tradizionali, questa questua che avviene il giorno dell'Epifania, e avremo questa prima trasmissione del 97 segnata proprio da questo specifico argomento, la Befana, che da queste parti ha tradizioni antiche, che addirittura sfociano ai tempi dei Romani con la Sibilla, i Monti Sibillini, questo è un posto di streghe. Racconteremo tutto questo e ancora di più, un incontro magnifico con una duchessa, naturalmente, che stava da queste parti a Camerino nel Rinascimento, all'inizio del Rinascimento. E, insomma, state con noi, Linea Verde, dalle Marche, da Camerino, alle 12.20 su questa rete per un approccio alla Befana. A dopo.
Buongiorno e benvenuti nelle Marche, siamo vicino a Camerino e in questa terra di streghe con grandi riti che riguardano la Befana, siamo venuti in questa domenica per parlare di tutto questo, per parlarne con una demo-etno-antropologa, buongiorno, Silvia Manganelli, che studia queste cose, però intanto dobbiamo salutare questi amici che hanno tutte queste marchigiane, marchigiane pure, bianche. E buone. Un tempo lavoravano, adesso... Per carne. Carne e basta, carne. Eh? Un bellissimo vitellino abbiamo visto, buon lavoro anche di domenica, perché mangiano anche di domenica tutte, giustamente, e noi siamo qui per parlare di queste tradizioni popolari che sconfinano con la leggenda, con la storia. Sono vengono da lontanissimo. Da lontanissimo. E in questa terra sono particolarmente significative. Sì, soprattutto le pasquelle. Che cosa sono? Dunque, le pasquelle erano sono fatte ancora oggi in qualche punto, e penso qui anche a Camerino ancora si facciano. Sono praticamente delle cantate, e i contadini si travestono con strumenti musicali e vanno di casa in casa appunto facendo dei canti benaugurali. E in cambio di questo... Di casa in castello. Qui di siamo... casa in castello in questo caso. Una casa colonica, un castello d'aiello, ci andremo tra un pochino. Poi in cambio di questo chiedevano cibo, offerte in cibo, che il padrone di casa... Eccoli qua. Il padrone di casa glieli dava. Questo meccanismo dava, della questua. E se non glieli dava, il canto si trasformava in una cosa satirica. Quindi, era meglio secondare le richieste. Sentiamoli un po'. La pasquella di Natale. Misici, che nome! Misici, Livio. Allora, più voi semplice. Andate in giro a questuario. Andiamo a fare un po' di raccolta per fare una certa cenetta. Una certa cenetta. E perché proprio in questa casa? Perché abbiamo saputo che qui hanno ammazzato il maiale, lo stanno lavorando e noi vogliamo portarci via il giusto che ci aspetta. Praticamente. Sai, io non ho capito. Siamo a Befana e questa si chiama la Pasquella. Perché dalle nostre parti praticamente è la prima Pasqua dell'anno, chiamata la Pasquella praticamente, la Pasqua più piccolina dell'anno. Ne riparleremo. Benissimo. Adesso dobbiamo andare. E adesso andiamo a disturbare questi signori che se poi non ci danno qualcosa gli cantiamo i dispetti. Quindi I dispetti. Ma ce lo danno, andiamo a vedere. Se non ce lo danno, andiamo a vedere. Cantiamo i dispetti. Permesso? Avanti. Permesso. Buongiorno. Mamma mia, buongiorno. Guardate qua che cosa. Ernesto. Buongiorno. Ernesto Cardona. Salsicciaio? Più o meno. Salsicciaio, come si dice. Norcino, più o meno. Norcino, Mamma mia, guardate qua, che bello. Era vero che avevano ammazzato il maiale? Gli dicevo. È un bel maiale questo? Maiale, era giusto? Sì. Magro. Allora, mi racconti cosa state facendo? Stiamo facendo lo spolpo, il maiale, adesso abbiamo ricavato il prosciutto. Questa è la lonza. Questo è il lonzino, che sarebbe quella la parte più magra. O filetto. E poi? E poi qui si fa il ricavo della carne, lo spolpo a mano. Per fare la pista. La pista. La pista? Si chiama la pista? Sì, perché una volta allora, si pestava con la mezzaluna. Ah, perché pesca, Da pesca, l'autopista. Poi facciamo il ciauscolo, che si il stagiona... Il ciauscolo. E la salsiccia. Il ciauscolo sarebbe quello là. Sì, questo qua. Questo è già asciugato e questo si deve asciugare. Piano, si asciugherà. Lei non si asciuga mai? No. Perché... Porta il ciauscolo e la salsiccia. La moglie, lei, sì. Franca. Non si asciuga mai questo, Come si fa? E lei cosa sta facendo? La padellata, guardate qua. Questa... Sa, che c'è dentro? C'è sta carne di maiale, pezzetti, sangue. Sangue? No, ci ha messo anche il sangue? Come no? E questa è proprio una cosa che si fa quando si ammazza il maiale.
Eh? Mentre loro preparano quello, noi facciamo questo. Per tenersi su. E questo cos'è? No, cioè, si mangia quello con la pizza di Gran Turco. Pizza di Gran Turco, eh? Vabbè, e ci si mette un po' di quello? Sì, sì, dentro. Si mette questo dentro tutto quando... Tutto insieme, un pezzettino. È già pronta? Piccolino, sì, sì, è pronto, piccolino. È pronto. Piccolino, piccolino, ecco. Ecco, così, così va bene, eh? Perché lo diamo alla nostra etnodemo antropologa che deve studiare. Poi mi dice com'è. Allora, abbiamo visto questa cosa qua. Questo si fa tutti... Tutti l'anno di questi tempi. Poi arrivano questi qua, i pasquellanti. Che ce devo fare? Questi vengono, raccaccano. Portano via. Forza. Cosa gli dà? La salsiccia. Caspita, è andata bene stavolta. Il ciauscolo. Pure il ciauscolo. Eccolo. Te lascio le costarelle perché te porto rispetto. Senta, ma a me non mi dà nulla. Qualcosina anche a me. Cosa mi dà a me? A me me le dà un pochino più asciuttine, sì, no? Sì. Cos'è quello? Ciauscolo più asciutto. Ciauscolo, questo è buono già da mangiare. Sì, questo è buono da mangiare. Ci stanno le salsicce di pelle e due salsicce di acqua. Misera, sentiamo un po'. Queste quelle col fegato. Senta un po', Livio, ma e se lui non ci dava nulla, noi che si faceva? Ah, erano affari suoi. Vabbè, ma siccome è stato buono e ce l'ha dati, allora noi adesso andiamo via. Grazie, i pasquellanti sono soddisfatti. E adesso vi ringraziamo stornellando. Allora, va, andiamo fuori. Abbiamo raccolto, ragazzi! Via! Ora che Luca Nestro ho riempito, ma quattro passi e poi me ne sognito, Via, montiamo sopra! Cari signori, io vi ringrazio tanto, di questo favorito complimento, Eccoci qua, abbiamo le salsicce. E se non davano? E se non davano erano dolori, guarda, erano dolori. Perché poi gli stornelli dispetti ne cantavamo a sfasci proprio. Allora, questa è una tradizione che viene in tanti posti. Come mai? Cosa vuol dire? Era un'occasione anche per raccontare la natività. Esatto. Ma perché proprio in questo momento? C'è una ragione, come dire, di periodo? Certo. È l'inverno? Noi sappiamo che la Befana, il giorno della Befana, il 6 gennaio, è chiamata la dodicesima notte. È la fine di un periodo molto magico. E quindi avvengono tutte quelle cose che rompono un po' l'ordine normale della vita di tutti i giorni. E sicuramente la pasquella, con il travestimento, con la questua, con i canti satirici, era un momento di divertimento. Ma io ancora non ho capito perché si chiama pasquella. Dunque, se vogliamo ritornare alla notte dei tempi, dovremmo andare indietro di qualche centinaia d'anni praticamente, perché le pasquelle si cantavano. Comunque, da noi come tradizione, la pasquella è la prima festa dell'anno, che viene dopo il Natale, dopo il Capodanno, è la prima festa. Quindi è chiamata la Pasqua piccola, che poi è un po' la festa dei bambini, perché in attesa dell'Epifania, dei regali dei bambini e dei grandi, certo, ma vedi, era un po' anche una festa di egoismo, perché poi i bambini si davano il dolcino e i grandi mangiavano praticamente tutto. È la festa dell'inverno. Quando il giorno è più corto, la notte è più lunga, i tempi delle streghe arrivano, arriva la paura e un po' anche la fame. La fame e anche tutta l'apprensione per i cibi che dovrà portare la terra. Insomma, c'è questo sole che comincia a risorgere, che va un po' incoraggiato, diciamo. E quindi si incoraggia con questa canti, con queste cerimonie. Travestimenti. Lo vediamo dopo, perché adesso stiamo arrivando al castello e qui troviamo degli amici che sanno dove andare. Allora, ok. Fermiamoci qua, abbiamo gli amici tartufai, salve! Ma i tartuffi ci se ne sono da queste parti? Pochi? È una zona a vocazione, però quest'anno pochi perché è piovuto molto e quindi la produzione è scarsa, molto scarsa. Cosa hai trovato? Il tartufo... Scorzone! No, il tartufo nero! Quello è scorzone? No, è sempre scorzone. Credevo fosse sempre... scorzone. No, c'ha una rugatura un po' più grande, ma... Questo è nero di Norcia? Nero di Norcia, esatto. Che viene anche qua nelle Marche, da quest'altra parte. Sì, sì. Eh?
soprattutto da noi. Com'è andata la raccolta? Ah, male, male, va sempre male. No, non me la raccontate tutta, no. Gli dovete fare la canzone. Noi cantiamo la Pasquella, adesso noi cantiamo la Pasquella. Voglio vedere che cosa sulla padella, e voglio vedere che cosa sulla padella. Ma ce l'ha delle rime cattive? E le troviamo. Se no nandulla questa. No, questa. Vada, Con lo stornello lo piglio la svolta, con lo stornello la piglio la svolta. Te chiedo studiar tu una volta, e te chiedo studiar tu un'altra volta. Una cosa c'è te la vado a dire, una cosa c'è te la vado a dire. Che la raccolta a te te vada male, che la raccolta a te te vada male. Ah, però una maledizione! Bisogna darlo sto tartufo, Oh, meno male, è arrivato, è arrivato! Sono tutti contenti, Mi fa male la raccolta, già quest'anno è messo male. Bene, entriamo dentro questo castello. Basta. Dobbiamo entrare nel castello. E qui c'è un'altra questua da fare. Sì. La questua ai signori o la questua ai... ai contadini è uguale. C'è sempre la stessa... C'è sempre roba che prendiamo. Allora via con la Pasquella. Buonasera, brava gente. Qui noi siamo tutti amici, vi portiamo la benvenuta. Abbiamo la contessa Elisabetta Vitalini. Sono a questuare, signora. E allora che vengan su, no? Che vengo io. Loro li lasciamo qua. Andiamo. Andiamo su. E qui... Buongiorno. Contessa Elisabetta Vitalini in questo bellissimo castello. Grazie. Anche con gli alabardieri. Certo. Di giornata. E qui abbiamo? Abbiamo la duchessa Giovanna Malatesta in Varano. Che da queste parti c'è stata. Direi, perché questa casa l'ha fatta suo marito. Chi era suo marito? Giulio Cesare, da Varano. Siamo nell'anno? 1475. Alla fine del 1400. Il suo nome? Giovanni Cito. Giovanni Cito si occupa dei costumi, di queste cose che si fanno qui a Camerino tutti gli anni. E qui abbiamo questa signora, quanti anni ha? 27. 27. Quando la duchessa aveva 27 anni, aveva dei figli? No, ancora no. Perché ancora non riusciva a restare incinta. Ah, mamma mia. Perché lei si è sposata a 7 anni. Quindi il buon Giulio Cesare ha dovuto aspettare un bel po'. Ha aspettato un po' però poi... ne valeva la pena. Ne valeva la pena, devo dire. E poi quando li ha avuti questi? A 32 anni ha avuto il primo dei tre figli. A 32 anni, già per quell'epoca vecchissima. È vecchissima. I costumi, fine del 1400, sì. Più o meno questo era... Mi scusi, duchessa, si può alzare... Ma mai, la duchessa non poteva mai essere così alta a quel tempo. No, non poteva essere così alta, ma non poteva neanche essere così elegante. Perché? Perché questa duchessa era una donna molto mite, molto religiosa, educata dalle monache Clarisse. Però il vestito più o meno era però così. Il vestito questo della festa. Della festa. Era più o meno in questa maniera. In questa maniera, sì. Prego, continui la sua toiletta. La dobbiamo pettinare perché dopo la troviamo alla festa. Alla festa, sì. A Camerino. Sì, a questo pranzo. E il marito dove si prepara? Il marito credo che sia nei suoi appartamenti. Nei suoi appartamenti, lo vediamo dopo. Dopo. Lo vediamo dopo. Intanto noi... Ce ne andiamo in cucina a vedere il torrone che ci stanno facendo. Il torrone, perché qui ci sono i pasquellanti. Certo, che sono i pasquellanti. In pieno canto. Arriva il torrone, arriva! Anche i bambini! Venite bambini! Oh, abbiamo i bambini! Un sacco di cose buone per voi! Bene! Cantate che ve lo portano ora, ve lo portano! Bene! Andiamo! Questa chi era? Questa è un'altra santa dei Varano! Santa? Ma cos'era? Una sorella? No, non era figlia della duchessa. Il marito l'ha fatta con un'altra. Con un'altra? Sì. Però è diventata santa. È diventata santa, una famosa che mistica. Che tempi. Sì. E noi andiamo in cucina. In cucina, lì speriamo di scaldarci. Dove troviamo un po' di tepore e queste signore
che buongiorno, ci hanno preparato. Buongiorno, che hanno tutte queste cose. Ci sono un sacco di bambini giù. E le portiamo. Che cosa gli portiamo? Che cosa sono queste qua? Cosa gli portiamo ai bambini? Sono i dolci che porta la Befana nei nostri luoghi. Sono i ciogi. Sono di una tradizione antica. E la Befana la notte... questa notte li porterà tutti i bambini buoni quelli buoni, giù sono tutti i bambini buoni. Poi cattivi. Ci sono quelli cattivi pasquellanti, perché diventano cattivi se non gli si porta. Gli si porta quei due cesti. Allora, via, portateci queste cose ai bambini, i cesti ai pasquellanti. Quellanti portiamo un po' di vino dalle nostre parti, il torrone, i giochi. Bene, andate che intanto noi cerchiamo di capire come si fa il torrone. Il torrone è una tradizione antica nel nostro territorio e lo facciamo con il miele delle nostre parti, lo zucchero, la vaniglia, la buccia di limone, l'albume dell'uomo montato a neve. E poi viene mescolato per ore. Tantissimo. Troppo. No, è giusto, allora, la cottura giusta. Miele, zucchero. Zucchero, mandorle, albume dell'uomo montato a neve. Le mandorle, guardate che belle, vengono tostate. Tostate, mandorle bruciate, poi tostate. E poi finalmente, dopo ore e ore e ore di cottura, il torrone viene sfornato. Non è un'operazione semplice, perché purtroppo il torrone è duro, per tradizione. È duro, deve essere duro. Deve essere duro, altrimenti non è. Tra l'altro, il torrone, ho l'impressione che ce l'abbia portato da queste parti proprio la malatesta. Mamma mia, ma tutto faceva. No, perché lei veniva, aveva un nonno Sforza, giusto? Sì. Perché il torrone nasce a Cremona, insomma, dalle parti degli Sforza, degli Visconti. Certo. Beh, insomma, l'abbiamo visto, lo stendiamo. Lo stendiamo e prende la forma dei torroni che abbiamo. Me la faccio vedere qua, va. Il bianco è lo stesso che stiamo ora tirando fuori dalla pentola. E lo stesso torrone l'abbiamo ricoperto poi con cioccolato per dare un sapore diverso. Ai demo etnoantropologi il torrone piace? Moltissimo. Allora, non mangiano altro. Se ne può prendere un pezzettino così. Abbiamo preso di là quell'altra cosa. E di qua questo qui. Prendo io, vuole anche lei? Gradirei, grazie. Oh, allora, vede. No, ma perché se vuole gliene do. Lei, no, io me ne prendo un altro pezzettino anch'io. Poi qui abbiamo un panierino che dobbiamo portare al nostro elicotterista. Perché lui si lamenta sempre con l'elicottero che non gli portiamo mai niente. Allora, andiamo a vedere... questa distribuzione. Certo, andiamo. Che questi aspettano tutti quanti. Possiamo guardarli, diamo un'occhiatina. Certo, allora, ehi bambini, allora abbiamo i nostri doni, la pasquella ha funzionato, questi sono i bambini di una prima di Camerino. Riccardo, cosa mangi? Fammi vedere. Non gli piace. Ti piace? Sì, dimmi com'è. Bene. Noi ringraziamo, andiamo a prendere, signora. La contessa la lasciamo qua. Grazie. Io della visita, e la nostra demo etnoantropologa dobbiamo andare in elicottero. Grazie del torrone. Abbiamo detto che questo torrone viene da Milano. Sì. Vediamo un po' la storia del torrone. Intanto andiamo in elicottero. Forza. La prima dentatura messa alla prova fu quella di Francesco Sforza e di sua moglie Bianca Maria Visconti. Si racconta che per festeggiare le loro nozze nel 1441 i pasticceri di corte volessero inventare un dolce in ricordo di Cremona, la città che la sposa portava in dote. Al termine del sontuoso banchetto fu così servita agli sposi una torta nuziale dalla forma altissima che riproduceva il torrazzo, la duecentesca torre simbolo della città. Era fatta con miele, mandorle, zucchero e albume.
Fu tale il successo che presto il torrone si diffuse in tutta Italia, diventando non solo il dolce tipico dell'inverno, il freddo garantisce infatti la solidità dell'impasto, ma soprattutto il simbolo delle feste natalizie. È spesso utilizzato per decorare l'albero e compare frequentemente nella calza della Befana. Così, in tutto lo stivale, la fantasia dei pasticceri ha creato le combinazioni più curiose. Sgranocchiando, si va dal torrone genovese al pistacchio, a quello con le spezie di Benevento, dai torroncini di Catania al torrone morbido dell'Aquila, e poi ancora, tra gli altri, il torrone gelato a Reggio Calabria, il classico piemontese con la nocciola, il rustego veneziano, il torrone alle noci in Sardegna e quelli ai fiori nelle Marche. Ecco, siamo in volo, siamo sopra il castello. Ciao bambini, ciao pasquellanti. Guardate che bello il castello. Addirittura sulla torre c'è anche la contessa. Eccola là, in cima alla torre. Ciao. Ci vediamo tra un po' a Camerino e intanto noi andiamo. Rossi. Ecco. Guarda, ho pensato a te, guarda cosa ti ho portato. C'ho il torrone. Benissimo. Ci ho dato un borsino io, va bene lo stesso. Oh, meno male. Poi ci sono anche questi tutti, ma questo è buono, l'hanno fatto le signore a Castello. Bene. Poi c'è, cos'è questo? I pupazzetti. E questa? Poi c'è una manina. La manina della strega. Sì, della strega, della Befana. Ecco, Orsomando. Sì. Dove siamo? Siamo? Ecco, siamo proprio vicino alla Rocca dei Varano. Ma insomma, da queste parti passavano anche delle strade che andavano a Roma? Sì, certo, erano dei luoghi di collegamento tra il Tirreno e l'Adriatico, quindi ci passavano delle vecchie, delle antiche strade. Adesso che strada è quella che vediamo? Quella è la superstrada che porta a Civitanova Marche, nel Maceratese. Ecco, qui siamo nella Valle del Chienti. Si passava di qui lo sì, stesso? Sì, esatto, le antiche strade senz'altro passavano nel fondo di questa vallata. Altrimenti non ci sarebbe stata la rocca. Certo, non ci sarebbe stata la rocca, certo. Eccola certo. Qua, guardate che bella. È una struttura molto bella, tutta quanta in pietra bianca, ed è una delle più grandi, delle rocche più grandi che i Varano hanno costruito. Ecco, che cosa passava da queste parti? Perché tutte queste rocche, tutti questi momenti di difesa? Beh, questo segna appunto, è lungo quella famosa intagliata, questa linea di difesa, dove i Varano avevano costruito tutte queste torri e queste rocche per difendere il loro territorio dagli attacchi dei paesi limitrofi come San Severino, Pioroco. Questo ancora nel 1400? Sì, questo al tempo dei Varano, sì. Allora, noi abbiamo qui la nostra Silvia, antropologa, che ci deve raccontare questo paese delle streghe, questa zona con tutti questi momenti così importanti, da tanto tempo, dal tempo dei Romani. C'era una famosa Sibilla qui. C'era una famosa Sibilla che abitava un antro, una grotta, e che appunto era molto famosa per i suoi sortilegi, per le sue negromanzie. Vicino, sempre sui Monti Sibillini, c'è anche un lago, che è il lago di Pilato, dove si vuole che Tiberio avesse fatto seppellire Pilato, e questo lago in realtà è adesso abitato da diavoli e negromanti che prendono le sembianze di pesci molto strani. Ma insomma, la vediamo così? Come la vediamo, Orsomando, questa storia? Sì, beh, insomma, è un paese delle streghe, ma anche un paese. Lei è un biologo, no? Sì, sono un naturalista, insomma, sì. È vera sta storia delle streghe? Ma è vera e se ne raccontano tante anche in modi diversi. Comunque, diciamo, quella più conosciuta dai pastori, dalle persone del luogo, sia è quella che la Sibilla da Cuma si trasferisce nel territorio dei Sibillini, dove trova circa oltre 2000 metri una caverna, una grotta che viene chiamata Grotta della Sibilla, e lì la Sibilla, la maga, praticamente ci vive per lunghi, lunghi, lunghi anni. Facendo che cosa? Facendo sortilegi. Il compito della Sibilla era quello di trarre le sorti, quindi di indovinare il futuro. Ed era per questo che gli uomini
si rivolgevano alla Sibilla per avere dei pronostici sugli avvenimenti futuri. Silvia, e diciamo, ma abbiamo parlato di questo lago di Pilato, sì. Oggi non ci si arriva, è troppo pieno, sì. Ma noi ci abbiamo fatto delle riprese, sì. Delle riprese. Sì. È un laghetto minimo, minuscolo, sì. In mezzo a una valle sotto il monte. Sì. Sì. Ecco, vediamo, sì. Queste immagini che abbiamo girato, sì. Era ancora più, sì. Freddo, sì. Di oggi, però, sì. C'erano, sì. Meno nuvole. Sì. Dunque, si trova proprio nel fondo di una valle glaciale, è un piccolo laghetto che la maggior parte dell'anno, insomma, si vede alla forma di occhiali, perché sono due piccoli specchi uniti da un piccolo istimo. E è importante dal punto di vista naturalistico per la presenza del chirocefalo Marchesoni, un piccolo crostaceo, insomma, che è l'unica stazione al mondo. Un crostaceino rosso piccolo, però ce n'è tanto d'estate. Però ce n'è tantissimo. Che tant'è vero, insomma, le acque, insomma, il bordo del lago, insomma, si colorano anche di rosso arancione, e questo forse richiama ancora delle cose. Ha fatto nascere un po' della leggenda di Ponzio Pilato. Di Ponzio Pilato, perché sembra che il corpo di Ponzio Pilato, che girovagava per il mondo in questo carro trainato da bovi, e fu fatto seguire dall'imperatore per vedere dove andava a finire. E arriva sul sulla valle del lago di Pilato, e sembra che si inabissa, si sprofonda nelle acque rosse. Le acque diventano rosse. Effetti, le acque sono diventate rosse per via del piccolo crostaceo. Sì, però, ecco. E poi c'è questa famosa faglia, sì, sì. Vale a dire che quanto? Un milione d'anni fa? 100 milioni? Sì, sono delle faglie quaternarie, insomma. Cioè? 90 milioni d'anni fa. Sì, un milione di anni fa. Un milione, sì, di, sì, anni, sì, fa. Sì. Allora, c'era una cosa che si è rotta, sì, sì, è rotta in, sì, questa maniera, perché si vede che gli è mancato, sì, qualcosa, sì, sotto, sì. E sta scivolando, esatto, da, esatto, un milione di anni piano, sì, piano. Certo. In questo scivolamento, in questa faglia che si, sì, rompe, sì, che è come tutte le faglie, come quella, certo, in America, certo, come quella, certo, in Africa, naturalmente ci sono dei fenomeni, probabilmente, esatto, esatto, di uscita di gas, sì, di uscita anche di materiali. I pastori del posto dicono che quando ci sono i terremoti fuoriesce della polvere. Insomma, è un collegamento con l'inferno. Lo stesso lago di Pilato è chiamata la porta dell'inferno. Quindi mamma il fondo mia, del lago proprio, di Pilato, chiamata Pilato, cioè, la Pilato porta proprio dell'inferno. Sì. Loris, non ce la facciamo. Non ce la facciamo, torniamo indietro, giriamo. Mi dispiace, la faglia la vediamo. La faglia la vediamo un'altra volta, non c'è niente da fare, sta laggiù in tutta questa nuvolaglia che sta buttando giù un po' di neve su questi monti sibillini. Comunque, l'abbiamo spiegata bene, sì, che cos'è. Sì, è una faglia, è uno slittamento, sotto c'è sicuramente, sì, l'inferno, sì, 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 sì. E qui raccontavano questa cosa, bene. Ma infatti le grosse cavità che si trovano sotto la faglia raccolgono tutte le acque che poi vanno ad alimentare tutte le sorgenti di Norcia, quindi che sotto ci sono queste grotte, queste cavità, insomma, è normale, è scientifico, sì, sì, è, sì, scientifico. Scendiamo perché dobbiamo vedere qualcosa che è collegato con tutto questo, un po' con questa situazione di inferno, un po' con questa situazione di inverno e un po' anche con la Befana, perché la vecchietta con la scopa, se è una strega o col ciuchino, se è una buona nonnina, porta i regali, ma porta anche che cosa? Beh, non lo voglio dire, anche se è troppo facile, ma l'andiamo a vedere qui sotto tra un attimo. State con noi, saremo con voi di nuovo tra qualche minuto dopo la pubblicità. Seconda parte. Ed eccoli qua i boscaioli con legno, boscaioli marchigiani. Marchigiani, riprendiamo qui in questa zona vicino a Camerino. Abbiamo disboscato, eh? Che legno è? Legno di cerqua.
Cerqua. È proprio sicuro? È Cerqua. Sì, Cerqua. Traduciamo, se sottotitolo. Sì, Roverella. Roverella. Quercus sarebbe Quercia. La vera Quercia, sì, Cerqua. Si dice Cerqua. Quindi, sono diverse specie, comunque. E a cosa serve questa Cerqua? Per farci il fuoco. Per fare carbone. Ah, meno male. Siamo scesi qua perché abbiamo detto, insomma, la Befana. Abbiamo parlato delle streghe, della Sibilla Cumana, di tutte queste cose, ma la Befana però porta i regalini, ma il carbone da qualche parte lo prenderà. Lo prenderà. Dove lo prende? Qua, nelle carbonaie, ecco qua, ecco le carbonaie, e abbiamo qua Antonio Mosciatti. Buongiorno. Il maestro di Serravalle. Grazie, grazie. Maestro? Sì, così. Così, che sa tutto delle carbonaie. Cioè, mi sono interessato come scuola, abbiamo fatto delle ricerche in proposito, abbiamo pubblicato anche un libro negli anni passati, coinvolgendo i bambini, i genitori, l'amministrazione comunale. Senta, e qui invece ci abbiamo? Bianchi Giulio. Banchi Giulio. Bianchi. Carbonaio. Vecchio carbonaio. In pensione. Ma si fa ancora il carbone? Si fa? Si faceva. Lei ha cominciato bambino. Io? Ha cominciato bambino a fare il carbone. Sì, col babbo. Col babbo, piccolo. E come si fa? Così? Eccola qua. Allora, sarebbe... me la spiega sta carbonaia? Questo sarebbe al completo. È già quasi pronta. È pronta per dargli fuoco. Ma perché ci si mette il carbone? No, non è carbone, è terra. Perché? Terra riutilizzata, perché già utilizzata per un'altra cotta, si è, diciamo, affumicata e tinta, preso questo colore che sembra bitume. Ecco, quindi la vediamo spoglia, questa carbonaia, è quasi pronta. E cos'è tutto questo d'intorno? A che serve? Questo per proteggere dall'aria. Le barre dell'aria. Il carbone viene solo se non c'entra l'aria dentro? Beh, no. Quantomeno l'aria, deve essere... Fagli il fuoco da una parte. La bravura sua, la bravura del carbonaio, qual è? Quella di costruire questa catasta di legna. Di legna, in maniera che si bruci un po'. Bisogna coprirla bene, buttarci la terra più che sia possibile, e quello un piccolo riparo d'aria. È una bella tecnica. Senta, è un'arte. Facciamo un'ipotesi. Da quanto tempo si fa così? Non si sa. Allora, noi andiamo, proseguiamo, noi dobbiamo portare giù la legna, no? Ancora. Sì. La nostra ricerca risale all'ultimo secolo, diciamo. L'ultimo secolo. Però è anche il secolo del carbone. Infatti. Ma prima non si usava? Qualcuno, facciamo un'ipotesi, demo antroflu... però storica no. Non lo sa nessuno sta cosa. Chissà, questa è una bella domanda. Domanda per i nostri amici. Quando si è cominciato a fare il carbone in questo modo? Ad usare il carbone invece della legna? Ci sarà stato un momento? Questa risposta non gliela so dare. Quello che le posso dire... Mentre oggi ci è rimasto un solo carbonaio, a cavallo dell'ultima guerra a Serravalle erano 44. Immagini lei quante altre persone erano coinvolte in questo lavoro. Quindi intorno all'ultima guerra Serravalle era l'attività principale del, tutti questi del boschi, nostro comune. Questi boschi, sì. Che poi sono stati tirati giù abbondantemente. Cioè, questi sono boschi cedui. Ceduo significa che nell'arco di 15-16 anni ricresce e va tagliato, altrimenti degenera, si deteriora e non è più utilizzabile. La comunanza agraria riparte questi boschi in particolari, i boscaioli ne prendono delle parti più grandi e le utilizzano in questa maniera, facendo il carbone. Eccoli là! Abbiamo portato il legno e con questo legno si fa la catasta. Allora, io vorrei sapere come si fa la catasta. Chi me lo dice? Lei? Me lo dice lei? Questa? Questa, eccolo, si inizia con queste cose qui, no? Questi pezzi. Poi si mette attorno, viene grande. E qui è il problema. Poi ci si mette dentro il fuoco qui. Ah, il fuoco lì ci mette. Quando è finita si mette il fuoco lì. Ci rimane il buchino? Sì, più grande, ma ecco. Poi si mette prima il fuoco, va giù in fondo. In fondo. Poi si mette giù il legno. Tutto. Dentro la buca, è presso il fuoco il legno. Poi, però questa qui adesso deve ingrandire, deve andare grossa. Poi si deve coprire. Con la paglia e poi e questo terra. Si chiama il camino. Questo è Lucamino. Lucamino. Da qui esce Lufumo. Se questo è fatto bene, la legna brucia lentamente si ricava un ottimo carbone. Ma i bambini l'hanno capito?
Credo di sì, perché li coinvolgiamo al massimo in quell'anno. L'hanno capito i bambini, sì, come funziona. Sì. E adesso quanti ce ne sono rimasti a fare questo lavoro? Uno solo, il signor... Lui, voi siete pensionati? Ho capito, ho capito. Allora andiamo a vedere il nostro grande ultimo Carbonaro, che è un personaggio fondamentale. Caratteristico di Serravalle, di una genuinità straordinaria. Buon momento, sto vedendo una cosa che non mi aspettavo. Vieni, vieni, vieni. Buongiorno. Io non ho capito, c'è una signora qua. Che fa, signora? Sto prendendo del carbone per i bambini cattivi. Mi scusi, lei come si chiama? Non lo diciamo. Perché la signora che prende il carbone, lei è dovuta venire fino a qui per trovare il carbone vero. Che mi sono stancata, sono vecchietta, sono stufata. I bambini vanno a letto tardi. Vanno a letto tardi, non si può fare più questo mestiere. Il carbone per quello vero. Ma in città quello è tutto vero. Carbone di dolce, di zucchero. No, per i body. Ma quando sono buoni? Quelli buoni, cosa sì, ma quelli che sono cattivi adesso i bambini, sì. Rispondono male. Rispondono male? E bisogna portargli un po' di carbone. Sì, sì, sì. E lei viene qui? Ci provo, fino che lo trovo. È l'ultimo? L'ultimo. Costa caro, ma. Come costa caro? Sì, sì, però me lo danno così. Un poco, però andiamo a chiedere al carbonaio. Sì, 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 ma lei fa lo sconto? Sì. Forse. Fa lo sconto? Forse. Non lo so, ci provo. Buongiorno. Buongiorno. Come si chiama lui? Vincenzo Gagliardi, detto Sgattò. Sgattò? Esatto. E perché Sgattò? Perché allora io lo sgattavo, se vedi. Adesso un po' meno. Senta, qui c'è questa signora. Questa signora Befana è venuta a prendere il carbone. È bello, bello. E quanto glielo vende? Beh. No, alla Befana, Insomma, a quanto lo vende sto carbone? Ma per la Befana, beh... Beh, per la Befana si fa un prezzo speciale. Favorevole, no? Se no quanto? Se no noi altro vendiamo lo quintale 150-160 mila lire al quintale. Al quintale. E quanto ne vende? Che ne so quanto ne vendo, io mostro come già in età, non è? Non sono più giovane, no? Anzi, che non faccio che cosa, allora, di questo. Abbiamo... Cioè, in mezzo allo scherzo c'è una cosa vera, che lei è l'ultimo carbonaio. E quanti anni ha? Pochi, 72. 70 davvero? Dice dove davvero? Ma vuole farlo venire pure. 72, Non so, sarà che non si vede bene sotto questo coso, ma io la vedo bello... E se smette lei la Befana, dove lo va a prendere il carbone? Ma non io non smetterò, ma che ne so. Non vuole smettere. Senta, allora, mi spieghi, abbiamo visto la catasta, che c'è la terra, abbiamo visto come si fa, c'è il camino, e adesso si è cominciato a tirar fuori. Tirare fuori il carbone. Come gli è venuto sto carbone? Non senti suona, va, lo senti? E cos'è questo? E il rumore come sarebbe? Il rumore con lo carbone è bello, lo carbone fatto bene, lo carbone di tempera, lo carbone... Che fa questo rumore di campanelle? E lo campanelle? Se metti lo carbone a tizengo, sono a coccio. Sono a coccio? Dopo metti la roba a rosto, non la mangi che puzza del tizio, te la fumica. Non gli diciamo malamente perché. Perché lo deve vendere? Lo devo vendere. Perché ma... c'è di meglio. No, di meglio di questo. Questo mo dentro è ancora meglio, perché questo è quello giretto fuori che per sistemare la cotta. Allora mi faccia vedere sotto quello buono. Mo gli mo scaruffaccio un mezzo, come fai? Allora scaruffiamo. Sta dentro, no? E non si può aprire? E se apre però. Che c'è? Vai. Sta attento. Allora, guarda qua! E qui questo buono... Attenzione! Questo suona? Suona questo? Suona! Suona? Mica è un musicante, suona, ma... Sgattò, senta un po', è proprio bello questo carbone! Oddio mia, non lo vedi? Ancora 100 anni... Io non dico perché l'ho fatto io, però delle volte, non tutte le volte bene, capito? Mica voglio dire, però... Ma un giovanotto che viene a imparare. Ma non parlano questi figli. E come si fa? E se fa che tutte queste cose così, lo vedi, cominciano a diminuire. Ma se lei smette di fare il carbone buono... Ma io non smetto, ma come si fa? Li vecchi pure ogni tanto ce lo richiamano.
Non lo vedi che non vorresti smettere. Già per questo attrezzo quasi. Tu lo capisci da per te, non è adesso per te, no? Li vecchi brilli per burdim e poi tocca sede. Quelli giovani hanno tutte altre viste oggi. Mo non lo so se. Allora, abbiamo imparato che per fare bene il carbone ci vuole il legno buono. Una bella cosa messa bene, poi deve suonare di campane, com'è che dice? Sì, di campane, però mica tutte le. Tante volte ogni tanto suona di coccio. Tutte le ciammelle non vengono col buco, no? E non tutte le carbonare vengono con le campanelle. Adesso per esempio comincia un po' una cotta, comincia a tirare tutta quell'aria, aria. Senta, ma adesso che sta un po' piovigginando, non è che gli dà noia al carbone? Che gli fa bene, no? Crescere a carghetto, se più ma si piove. Più che... aumenta di peso. Tante volte il sigarettiere dice, ma questo carbone è sporco, ma lo lavava adesso, facete di voi. Che... allora dopo si mettono a ride, noi cominciamo a inzaccare. Inzacchiamo. Signora Befana, l'ha scelto bene il carbone? Il migliore. Il gatto. Arrivederci. Ciao. Grazie di averci fatto vedere questa bella carbonara. Non faccia troppo fumo, che sennò poi come si fa a fare l'arrosto? Allora, noi ora andiamo. Io voglio sapere adesso com'è la Befana e abbiamo un bel racconto. Vediamola un po', poi abbiamo le previsioni del tempo della prossima settimana. E poi ci ritroviamo, andiamo a camerino dove ritroviamo la nostra duchessa che adesso avrà finito la sua toilette. E abbiamo questo finale bellissimo in questa bellissima piazza di Camerino. Dunque cerchiamo di sapere come nasce, come arriva sulla scopa, sull'asino, come... vediamo, la Befana. Nel Medioevo nessuno la conosceva. È tra la fine del 400 e l'inizio del 500 che la Befana fa il suo ingresso in Italia. Ma chi è questa vecchietta con la quale si chiude il ciclo delle festività dell'inverno? Forse discende da Ishtar, oppure da Atena, da Artemide, da Cibele, divinità orientali e mediterranee che impersonano la grande madre terra. Forse è la natura, dispensatrice di cibo e fertilità, che da sempre nel mito è donna perché ha in sé la possibilità di dare la vita. È un personaggio strano, la Befana buona d'animo, ma brutta d'aspetto, vecchia e rinsecchita come l'anno appena trascorso, distribuisce dolciumi e regalini, i semi dai quali nasceranno le nuove messi. È un periodo delicato quello in cui arriva, il sole ha appena toccato il suo punto più basso e dovrebbe tornare a crescere per far maturare i frutti che la terra nasconde. Questi momenti di passaggio affascinano, ma fanno un po' paura, è perciò che la Befana diventa anche strega, che conosce il futuro e che, con la sua magia, ci aiuta nel difficile passaggio tra il vecchio e il nuovo anno.